Ciao e benvenuto in questa uliveta. Stamani sono venuto a trovare degli olivi che simboleggiano la forza. Sì, simboleggiano la forza perché in questo comune, nel comune di Montescudaio in Toscana, nel 1985 queste piante hanno subito un attacco dal loro peggior nemico, che è il ghiaccio. Sì, in quell'anno, nel 1985, in alcune zone della Toscana le temperature scesero fino anche a meno 17 gradi e a quelle temperature la pianta d'olivo muore, non sopravvive. Ma è una morte apparente, è una sconfitta temporanea, sì, perché l'olivo risorge dallo stesso ceppo, dalla base del fusto, con dei nuovi rami che noi chiamiamo polloni, come potete vedere alle mie spalle. Questa è una pianta che è rinata dalla ghiacciata dell'85 e rinasce, sì, un po' come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri. Però l'olivo rinasce non più con un fusto, ma con due, tre, quattro branche, per cui rinasce più forte di prima, un po' come il mito di Idra della saga di Ercole: quando gli viene tagliata la testa, risorge con più teste. E oltre a questo, l'olivo mantiene una memoria nel tempo, perché risorge dallo stesso ceppo e, mantenendo questa memoria, trasmette alle generazioni un insegnamento. E qual è questo insegnamento? L'insegnamento è che non importa se cadi, ma ciò che importa è che tu possa rialzarti e magari più forte di prima, più capace, più consapevole e con la luce negli occhi, un po' come questi rami che in una giornata così nuvolosa cercano la luce del sole. Per cui, se a volte ti senti sconfitto, ti senti stanco, scappa dai rumori della vita e vieni in Toscana. E magari passeggiando in una oliveta come questa, ricordati che l'olivo ha sofferto, è caduto e è risorto più forte di prima e più vigoroso, come hai fatto e farai anche tu nella tua vita. Ti aspetto in Toscana, buona fortuna! Ciao!